Piace anche per Alessandro perché stava vivendo un ottimo momento anche fisico, un giocatore che ci dava più soluzioni, dispiace, da parte mia approfitta anche di voi delle telecamere per augurargli una presta guarigione. Belluschi mancherà, abbiamo altre soluzioni, sicuramente non tantissime, e di conseguenza valuterò in base anche a appunto agli uomini a disposizione. Davvero una brutta tegola per la difesa rossazzurra, lesione del crociato anteriore del ginocchio destro per Alessandro Potenza. La diagnosi iniziale è stata confermata ieri dalla risonanza magnetica. Il giocatore sarà operato nella giornata di lunedì presso la clinica Villa Stuart di Roma, gestita dal professor Mariani. Per lui stagione finita. Dovrà fare i conti con la sua assenza domani il tecnico Vincenzo Montella, con l'assenza di Capuano, che ancora non sta bene, con la squalifica di Bellucci. È davvero emergenza in difesa. Ha parlato del match di domani contro il Genoa il tecnico questa mattina in conferenza stampa. Ha detto: il Genoa è un avversario pericoloso, Marino ha fatto grandi cose qui a Catania. Sentiamo. Conosco la storia di Marino sia come passato a Catania sia come allenatore, quindi sicuramente ha fatto grandi cose in passato, ha fatto grandissime cose qui a Catania. Qui ricordano almeno in società tutti con grande affetto e con grande stima verso anche la persona, quindi sicuramente la gente di Catania sarà contenta anche di riabbracciarlo, magari riabbracciarlo in maniera consolarsi, esatto. Potrebbe giocare appunto 4-4-2, se Palace lo consideriamo un attaccante puro, oppure potranno mettere dietro una mezza punta, oppure potrebbe giocare anche col 4-3-3, secondo me, quindi voglio dire, le soluzioni ce le hanno. Sicuramente mancando Girardino gli mancherà un giocatore importante, però dal canto nostro sicuramente marcare un centravanti sarebbe stato più facile preparare magari la partita, in questo caso potrebbe essere un po' più difficoltoso, però voglio dire, è una situazione che bisogna saper gestire in ogni caso. Vengono da risultati importantissimi, è una squadra in salute, una squadra convinta, una squadra che cerca gioco, una squadra che ha giocatori importanti, è una squadra pericolosa da affrontare. Dopo la buona prestazione di Thomas Kosicki nei 25 minuti giocati mercoledì contro la Roma, l'interrogativo di tutti adesso è chi giocherà domani in porta. Se lo chiedono in tanti, noi questa mattina lo abbiamo voluto chiedere a mister Montella, che in genere non si sbottona per quanto riguarda l'11 titolare che scenderà in campo. Sentite come ci ha risposto. Ha fatto una buona partita, sicuramente come abbiamo detto mercoledì, ha fatto una grandissima parata e questo sicuramente gli darà probabilmente più convinzione. Al termine della consueta seduta di rifinitura a porte chiuse di questa mattina è infine stata resa nota la lista dei convocati. Sono 21 per la sfida di domani, tutti convocati i quattro neoacquisti. Evidente l'emergenza in difesa per la porta, interessante il ballottaggio Carrizo-Kosicki. In attacco torna indisponibile il solito David Suazo per un problema la cui entità è ancora tutta da valutare.